La parola a Gianfranco Fioraso. Gianfranco è un geologo, un ricercatore del CNR, con cui ci onoriamo di lavorare da molto tempo, sempre imparando qualcosa, avendo ben poco da insegnare a lui, ed è sicuramente, io credo, uno dei maggiori esperti della geologia di queste zone. Lui e i suoi colleghi hanno fatto i rilievi per la redazione della nuova carta geologica, correggimi se sbaglio, la nuova edizione della carta geologica d'Italia, e si sono concentrati per molto tempo proprio su quest'area delle Alpi occidentali. Dunque, per avere un inquadramento generale su quella che è stata un pochettino la storia geologica che ha portato alla formazione di questo filone di, come la vogliamo chiamare, ferite cuprifera, dal ferite in diretto, ferite cuprifera, da cui è nata tutta questa storia, è sicuramente la persona più indicata. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, oggi si parlerà molto di miniere e mineralizzazioni del BET, e per inquadrare queste miniere e mineralizzazioni vorrei presentarvi un excursus molto rapido sulla geologia della Valtroncea, perché ovviamente capire un po' com'è dal punto di vista geologico questa valle è anche utile per capire poi tutto quello che si è verificato al BET. In realtà sarà una sintesi molto molto breve, perché la Valtroncea è una valle relativamente piccola, diciamo, non è una valle gigantesca, però è estremamente complessa dal punto di vista geologico. Io direi forse una delle più complesse, e qui ci sono alcuni colleghi con cui stiamo lavorando per completare la carta geologica, e possono testimoniare che effettivamente è veramente un bel guazzabuglio. Più o meno tutti avete percorso la Valtroncea e sicuramente avrete notato una cosa, che guardando il versante destro, il versante destro è un versante relativamente ospitale, nel senso che ci sono prati, pascoli, ci sono sorgenti in abbondanza, ci sono gli insediamenti antropici quasi tutti sul versante destro. Quindi tutto è anche relativamente poco attivo, quindi diciamo che un aspetto abbastanza bucolico. Però se noi guardiamo il versante sinistro, le cose cambiano, perché qui più che pareti e detrito non c'è nulla. Questa è la Rognosa di Sestra, vedete insomma che pareti così elevate, che vanno praticamente dalle sorgenti del Chisone fino praticamente al Patmush. Per quale motivo c'è questo doppio aspetto in Valtroncea? Per motivi geologici, che poi vedremo successivamente, vi anticipo. Il versante sinistro, soprattutto nella zona della Rognosa, della Banchetta, ha delle rocce che non ci sono in tutto il resto della Valtroncea. E poi l'altro fattore condizionante è la giacitura della stratificazione, o perlomeno l'orientazione della stratificazione. Stratificazione in queste rocce metamorfosate è un termine improprio, ma tanto per capirci, insomma, va comunque bene. Però andiamo con ordine. Questo è il solito schema evolutivo di come si sono formate le Alpi. Partiamo ovviamente dal primo step, in cui c'era questo supercontinente che inizia in qualche modo a stiracchiarsi, inizia a, diciamo così, entrare il mare, e inizia a formarsi quella che è qui indicata in azzurro, la crosta oceanica, cioè i due bordi del continente europeo e del continente africano si allontanano sempre più, fino a quando poi il movimento delle placche si inverte, per cui quella che era la crosta oceanica che si era formata fino a quel momento viene consunta, ed ecco che poi viene strizzata fino a dare origine alla catena alpina. La Valtroncea si trova esattamente lì, in quel punto, quindi siamo veramente nel cuore dell'episodio collisionale alpino. Quello che vedete lì in basso è uno stereogramma delle Alpi occidentali, che fa in qualche modo intuire qual è la complessità della zona in cui ci troviamo. La Valtroncea è qui c'è sostanzialmente la pianura padana, qui ci sono le prealpi francesi e qui c'è la catena alpina. Questa è la placca europea che si inflette al di sotto della placca africana. Quindi siamo veramente in una zona estremamente complessa. Questo è uno schema geologico in cui sono rappresentate le principali unità che compongono le Alpi Cozie. Noi siamo più o meno qui.
Qui c'è la pianura padana con rilievo isolato della Rocca di Cavour di Montebruno, l'anfiteatro di Rivoli a Vigliana e poi tutte le altre unità che compongono appunto la catena alpina. La Valtroncea ricade all'interno di quella che è indicata in maniera classica in letteratura come zona piemontese di calcisciisti con pietre verdi. E siamo esattamente qui dove c'è praticamente la crosta oceanica e i sedimenti di copertura che sono stati strizzati tra le altre unità di margine continentale. Abbiamo detto prima che la Valtroncea è estremamente complessa. Questa è la carta che, grazie al parco, è stata pubblicata qualche anno fa, in cui è rappresentata la zona della banchetta rognosa e la zona del Bet. Ogni colore e ogni simbologia indica o un tipo di roccia o un tipo di sedimento. Le linee blu indicano le faglie, insomma ci sono una marea di informazioni. Quello che però stupisce, soprattutto nella zona della banchetta rognosa, è la quantità e la variabilità delle rocce affioranti. E questa carta è comunque un'estrema semplificazione, perché poi in realtà se si va sul terreno le rocce sono assai molto più variegate. Ma questo solo per dare un'idea di quanto sia complessa effettivamente questa valle. Allora, vediamo brevemente quali sono le principali rocce che si possono incontrare in Valtroncea, partendo soprattutto dalle rocce che costituivano, diciamo così, la crosta oceanica. Questo è un affioramento di serpentinite che ho ripreso su al basso della banchetta. Le serpentiniti sono molto diffuse in Valtroncea, sono costituite prevalentemente da antigorite, sono rocce massicce di colore verde che derivano dal metamorfismo delle peridotiti che costituivano la parte più profonda della crosta oceanica. Queste che vedete qui sono un reticolo di vene di minerali asbestiformi di varia composizione. Qui siamo al basso della banchetta, sul versante che dà verso la Valtroncea. Queste sono prevalentemente tutte serpentiniti. In realtà le serpentiniti in questo caso sono molto fratturate, perché proprio al passo della banchetta passa un sistema di faglie, di dislocazioni che hanno completamente fratturato queste rocce. E questo, diciamo, è l'aspetto che appunto dopo la frantumazione hanno. Saliamo leggermente nella crosta oceanica e troviamo i gabbri. I gabbri sono delle rocce intrusive a grana grossolana, relativamente massicce. Questo è un affioramento, anzi in realtà è un blocco, nella grande frana che si può vedere salendo verso il Colle del Bet ed è posizionata tra il Colle del Bet e il Colle dell'Arcano. Sono rocce, come dicevo, abbastanza massicce. Sono costituite da cristalli, prevalenti cristalli di plagioclasio, che sono quelli più chiari, e di clinopirosseno. Quindi sono veramente delle rocce abbastanza carine a vedersi. Questo è un altro grosso affioramento che in realtà è posizionato invece sul versante sinistro vicino al Col Clapì. Questo ammasso di gabbri è in contatto con queste rocce più grigie, grigio scure, che sono i calcescisti. Vedete che la fratturazione poi ha favorito, grazie all'azione del gelo e del gigelo, della formazione di queste coperture detritiche a grossi blocchi. Altra roccia abbastanza frequente in Valtroncea, e che poi ha un nesso particolare con le mineralizzazioni, sono quelle che vengono dette prasiniti, che sono delle rocce generalmente a grana fine, costituite da, diciamo così, una miscela di cristalli di clorite, attinoto, epidoto, adalbite, e che appunto, soprattutto nella zona del giacimento del Bet, accompagnano le mineralizzazioni a solfuri misti. In questo caso vedete come questo affioramento sia attraversato da due faglie che hanno dislocato questo livello di quarzo, e faglia che ha ribassato questa porzione rispetto a quella e questa rispetto a quell'altra. Infatti poi il filoncello lo ritroviamo qua più in basso. Queste rocce derivano dal metamorfismo di colate laviche sottomarine, come quelle che attualmente si possono osservare al Colletto Verde al Monginevro. Questi sono i basalti a cuscini che sono sfuggiti in qualche modo al metamorfismo e non sono diventate sostanzialmente le rocce che abbiamo visto prima. Questo è un bellissimo affioramento, vengono da mezzo mondo per vedere appunto come in realtà le lave cuscini si siano formate sul fondale oceanico.
Dicevo che le brasiliti erano molto importanti perché soprattutto nel principale giacimento, quello del Belt, accompagnavano sempre la mineralizzazione al calcopirite. Questo è l'affioramento che è visibile sopra l'ingresso della galleria Santa Barbara, e quella è la sezione tracciata da Novarese, che ha molto lavorato in questa zona perché aveva rilevato per la carta geologica d'Italia a fine 800 inizi 900, e aveva scritto anche un bellissimo lavoro che è un lavoro di riferimento almeno dal punto di vista storico per la comprensione del giacimento. Ha lavorato proprio alla miniera del Bet, e qui si vede appunto che le pietre verdi in questo caso accompagnano la mineralizzazione. Questa è un altro disegno molto bello che è stato fatto da Rodriguez nel 1911. Francesco Rodriguez è stato direttore delle miniere nell'ultima fase di attività delle stesse. Qui si vede la punta del Kinivert, la punta del Bet, e qui si vede il livello mineralizzato accompagnato sopra da PR, che sono le prasiniti che abbiamo visto precedentemente. Quindi c'è una sorta di parallelismo tra la presenza della mineralizzazione a solfurimisti, a calcopirite, e la presenza delle metabasiti, ma di questo poi probabilmente ne parleranno meglio gli autori che le presenteranno successivamente, si occuperanno più in specifico della miniera. Qui si vede il ribasso Bernard, che collegava la parte bassa del giacimento con la parte alta dove sono presenti gli affioramenti in superficie. R sono invece le fagliette che in qualche modo dislocavano di pochi metri, alle volte di pochi decimetri, l'andamento del giacimento. Poi il giacimento proseguiva, non si sa bene fino a che punto arrivasse verso valle. Comunque era un giacimento che, almeno nella parte esplorata, era lungo circa 600 metri. Questi sono due esempi di affioramento della calcopirite: questa è quella all'interno della Galleria Santa Barbara, e questa è quella della mineralizzazione al colle dell'Arcano. La crosta continentale, abbiamo la deposizione dei sedimenti di fondale oceanico, che erano costituiti sostanzialmente da argille e poi dai gusci di microorganismi, gusci calcarei di microorganismi, si sono deposti, sono stati metamorfosati e hanno dato origine ai calcescisti che in Val Chisone sono praticamente, in Alta Val Chisone rappresentano il 90% delle rocce affioranti. Sono rocce molto brutte dal punto di vista geologico, sono proprio insignificanti, anche perché sono facilmente erodibili, proprio perché costituite da minerali micacei, intervallate da intervalli carbonatici. Quando il carbonato di calcio in superficie viene disciolto, quello che rimane è sostanzialmente una pappetta di argilla. Questi sono i calcescisti che si possono vedere sotto la punta del Platas. Alle volte, quando i calcescisti sono un po' più carbonatici, sono un po' più interessanti. Ad esempio, questi sono dei calcescisti che sono presenti sotto la punta rognosa. Gli intervalli più carbonatici si vedono abbastanza bene, che sono quelli un po' più competenti, intervallati da intervalli in cui in realtà sono prevalenti i minerali micacei. E ogni tanto si vedono delle forme di microrisoluzione calcica e anche lungo le fratture, proprio per l'azione dell'acqua che ha dilavato completamente il carbonato di calcio. Abbiamo visto prima che le prasiniti accompagnano le mineralizzazioni a calcopirite, però in realtà anche all'interno dei calcescisti, non infrequentemente, è possibile trovare dei noduli, che in questo caso sono di pochi centimetri, ma in altre zone mi è capitato di vederli fino a dimensioni di circa 10 centimetri, noduli di solfurimisti. Non so se sia calcopirite o pirite, ma comunque questi sono noduli compatti di solfurimisti. Non so quale sia la spiegazione della presenza di questi noduli dispersi all'interno dei calcescisti, bisognerebbe chiedere a qualche giacimentologo. Qui invece abbiamo un'immagine che riprende la porzione sommitale del Monte Banchetta. Se tutto il resto della Val Chisone sostanzialmente è costituito da calcescisti con pietre verdi, in questa zona abbiamo una particolarità, cioè abbiamo la presenza di una successione costituita prevalentemente da rocce carbonatiche, e che in realtà
costituivano, diciamo così, derivano dalla trasformazione di sedimenti che andavano ad accumularsi nella zona di margine continentale, in acque relativamente poco profonde e relativamente calde. La successione generalmente inizia con la deposizione di sedimenti silicei apportati dai corsi d'acqua che finivano nell'oceano, sedimenti silicei che una volta trasformati davano origine poi a queste quarziti. Sono rocce costituite appunto prevalentemente da quarzo con una percentuale più o meno variabile di miche. Questo è un affioramento di quarzite che è visibile vicino al passo della Valletta. Vedete come l'erosione superficiale, pur non essendo le quarziti soggette facilmente a fenomeni di dissoluzione, hanno dato origine a queste morfologie particolarmente strane, e l'erosione ha evidenziato quella che è la stratificazione di queste rocce. In realtà si dovrebbe parlare di scistosità, ma ripeto, per intenderci, quella è una sorta di stratificazione delle quarziti. Sopra le quarziti vediamo invece svilupparsi questa imponente massa di carbonati calcarei o dolomitici, che venivano appunto a depositarsi in acque poco profonde e calde che sono l'equivalente delle attuali scogliere coralline. Vedete che il paesaggio però cambia completamente, siamo veramente in un paesaggio che richiama un po' il paesaggio dolomitico, perché sono rocce che rispetto ad esempio ai calcescisti sono molto più difficilmente erodibili e danno origine appunto a queste pareti alclivi, a questi torrioni e a questi pinnacoli. Tra l'altro queste rocce ovviamente sono rocce carbonatiche, quindi l'acqua che cade sulla loro superficie viene assorbita a generare poi eventualmente dei reticolati carsici, per cui l'erosione in superficie si manifesta ma semplicemente come forma di dissoluzione. In realtà le pareti poi sono molto compatte e molto robuste. Lo smantellamento di queste rocce lungo il margine continentale ha generato questo miscuglio di clasti carbonatici e che accumulandosi hanno dato poi origine a queste brecce. Questa è una breccia, vedete i singoli clasti carbonatici uno accanto all'altro, questi sono tutti di forma angolosa, quindi vuol dire che nel momento in cui la scogliera veniva smantellata questi clasti non percorrevano molto spazio, altrimenti sarebbero un po' più arrotondati. Questa è una breccia che è visibile, ma ce ne vedono un po' da tutte le parti, nella zona del Monte Banchetta. In quel caso i clasti erano prevalentemente carbonatici, in questo caso sono misti, sono costituiti da carbonati e da quarziti. Cioè praticamente questa breccia è costituita dallo smantellamento delle rocce che abbiamo visto nelle immagini precedenti, quindi dalle quarziti e dalle rocce carbonatiche. Anche questo sono tutti affioramenti che si possono tranquillamente vedere nella zona del Banchetta. Vicino alla fonderia della Tuccia invece c'è un bellissimo affioramento di queste rocce, sono dei marmi che derivano dal metamorfismo vero e proprio dei carbonati e dalle brecce che abbiamo visto prima. Questi sono proprio dei marmi, sono marmi leggermente micacei, però se guardate all'interno, vedete questi aloni più chiari, sono la testimonianza dei clasti che inizialmente andavano a costituire questa breccia. Poi ovviamente il metamorfismo ha, diciamo così, annullato un po' tutto, per cui vediamo solo più dei fantasmi. Ovviamente in questa zona le spinte tettoniche sono state tali da ovviamente creare dei ripiegamenti, delle strutture particolari. Ve ne faccio vedere solo un paio. Questa è una struttura, diciamo, a S, che è visibile lungo il sentiero che sale verso Colclapì e che si è formato a spese di questi scisti micacei. Questa è abbastanza evidente, non c'è neanche bisogno di commentarla. Questa invece è un altro affioramento, credo che più o meno il campo di ripresa sia di un metro. Vedete come questi calcesciti siano stati completamente ripiegati più e più volte. Qui siamo verso la zona del lago del Ruiz, quindi sempre sul versante sinistro della Valtroncea. Questo solo per testimoniare quali sono state le spinte tettoniche che hanno generato appunto le nostre montagne. Ovviamente man mano che le Alpi si venivano a sviluppare anche l'erosione iniziava ad agire. L'erosione è determinata sia dalle acque correnti superficiali, quindi dai torrenti, dai fiumi e anche dai ghiacciai. Non sappiamo in realtà nulla della storia tra lo sviluppo della catena alpina e la formazione dell'asse vallivo della Valtroncea.
tutta la storia che noi possiamo ricostruire sostanzialmente parte dall'ultima glaciazione. Non sappiamo nulla di quello che succedeva prima, perché i ghiacciai, quando ovviamente levigavano i versanti, hanno asportato tutta la successione sedimentaria precedente, per cui in realtà della Valtroncea conosciamo a questo punto solo gli ultimi 20.000 anni, che è praticamente l'acme dell'ultima glaciazione. Questa è un'immagine che vi ho messo, un ghiacciaio dell'Alaska qualsiasi, per farvi capire com'era la Valtroncea più o meno 20.000 anni fa. Ovviamente il paesaggio non è proprio uguale, però dalla Valtroncea scendeva un ghiacciaio molto imponente, e lo vedremo dopo dove andava a finire, che ovviamente abbandonava, ovviamente, oltre a scavare, abbandonava lateralmente i propri cordoni morenici. E se noi andiamo in Valtroncea, effettivamente questi cordoni li vediamo. Questi sono dei cordoni, ovviamente, dei ghiacciai laterali. Qui siamo nella zona del Col Clapí, il sentiero che sale lungo questa collinotta. In realtà quella collinotta è una morena laterale del ghiacciaio che scendeva dal Col Clapí. Quindi questa che sembra una qualsiasi forma così casuale, in realtà al geologo dà molte informazioni, perché vuol dire che qui il ghiacciaio scendeva, confluiva con tutti gli altri e alimentava il grande ghiacciaio della Valtroncea. Qui siamo nella stessa zona, il cordone morenico che avete visto prima è questo, però in realtà un po' più arretrato ce ne sono altri due. Sono cordoni morenici che in realtà attestano le fasi di arretramento. Qui siamo già ben dopo l'acme dell'ultima glaciazione, siamo nelle fasi post-glaciali, quando i ghiacciai piano piano si arretravano e ovviamente tentavano di sopravvivere rispetto all'innalzamento delle temperature medie annue, che ovviamente determinavano lo scioglimento del ghiaccio, e più o meno la direzione di movimento del ghiacciaio era questa. In Valtroncea, in realtà, anche sul versante destro ci sono moltissime forme di questo tipo, anche nella zona del rio delle Michele, sotto il colle del Bette. Qui siamo sotto la parete est della Rognosa di Sestrea, e anche qui piccolino, ma anche eccolo qua, un altro cordone morenico. Il ghiacciaio post LGM, post l'ultima glaciazione, era situato qui dove adesso c'è tutto questo detrito. Il ghiacciaio ovviamente tentava di sopravvivere, poi ovviamente con l'innalzamento della temperatura è stato completamente, si è fuso completamente ed è stato rimpiazzato dal detrito che pioveva dalle pareti. Comunque di cordoni morenici ce ne sono veramente molti in Valtroncea. E i ghiacciai ovviamente non solo deponevano, ma erodevano anche. Questo è un bel affioramento che si vede salendo verso il vallone del Fauri, e se guardate bene con i giochi di luce ed ombra si vedono queste strie, che altro non sono che le strie di modellamento del ghiacciaio. Il ghiacciaio sotto pinzava dei clasti, i clasti andavano ad abradere la roccia del substrato e creavano questi solchi, per cui abbiamo la testimonianza che si è passato in questa zona e sappiamo anche in quale direzione muoveva il ghiacciaio. Questo è il piccolo e carino Lago Nero, una zona un po', diciamo così, defilata. Vedete che qui c'è una soglia in roccia, c'è una grossa depressione circondata da pareti ed è, diciamo, un tipico circoglaciale. Circoglaciale che ospitava una massa di ghiaccio come questa. Questo credo sia il ghiacciaio della Grivola, un piccolo ghiacciaio sospeso, e voi dovete immaginare che più o meno 20.000 anni fa nella zona del Lago Nero ci fosse proprio un ghiacciaio sospeso, che ovviamente creava una contrapendenza nel momento in cui il ghiaccio si è completamente fuso, la depressione è stata colmata da acqua. Stessa cosa dicasi per il Lago del Fauri. Questo è molto bello, tutto attorno è circondato da una contropendenza in roccia, il ghiacciaio scendeva, riusciva a sovrascavare, quindi addirittura a risalire in poche parole in contropendenza, poi continuava. Nel momento in cui il ghiaccio è fuso, rimaneva solo più il laghetto. Dicevo prima che il ghiacciaio della Valtroncea era un signor ghiacciaio ed effluiva verso valle. In realtà avevo il dubbio se il ghiacciaio della Valtroncea ricevesse il contributo di qualche altro grosso ghiacciaio. Al Colle del Sestri un giorno, cercando le tracce della famosa zanna di Annibale,
che Marcellin segnalava nella zona appunto del lago Loseto, dove adesso invece c'è il campo di atletica. Ebbene, proprio lì, andando a vedere in uno scavo, mi è capitato di vedere un bellissimo affioramento di deposito glaciale. Cosa vuol dire? Che molto probabilmente il ghiacciaio che scendeva dalla Valle Argentera, che in teoria era di pertinenza della Valle di Susa, trasuiva, c'era un troppo pieno, per cui il ghiacciaio andava ad alimentare a cascata il ghiacciaio della Valle del Chisonetto e a sua volta quello del Chisonetto andava ad alimentare il ghiacciaio della Valtroncea. Insomma, quindi era un sistema di deflussi glaciali assai molto sviluppato e complesso. Quello che in realtà non sono riuscito a capire, non siamo riusciti a capire, fino a che punto della Valle Chisone arrivasse il ghiacciaio. Non abbiamo apparati moravici frontali, non sappiamo esattamente se c'erano più apparati laterali che confluivano oppure no, anche perché poi nella zona da Pragelato fino a Fenestrelle il fondovalle è completamente colmo di accumuli di frane e di depositi lacustri. Quindi insomma la storia del glaciale non riusciamo a ricostruirla con precisione. Qui si vede bene, qui c'era il ghiacciaio della Valle Argentiera che trasluiva, oltrepassava la soglia di Sestri e andava a confluire nel ghiacciaio del Chisonetto che era qua, questo andava a confluire in quello della Valtroncea ed effluiva verso valle. Quindi erano apparati glaciali estremamente sviluppati. Attualmente i ghiacciai non ci sono più, ma quello che i ghiacciai hanno lasciato in eredità sono i rock glacier, cioè i ghiacciai rocciosi. Che cosa sono? Sono delle forme particolari che si riconoscono in superficie perché hanno queste rughe in detrito ad andamento concentrico. In realtà sotto che cosa c'è? C'è una miscela di detrito e ghiaccio così sufficientemente plastico da poter rifluire verso valle. Perché il ghiaccio è sopravvissuto? Perché era protetto dalla coltre superficiale detritica che quindi lo proteggeva dall'insolazione diretta. In Valtroncea ce ne sono alcuni, sono carini, ma sono tutti abbastanza moribondi, nel senso che ormai stanno un po' vivendo gli ultimi giorni della loro vita. Qui ce ne sono un paio sotto la punta Platas, sopra il lago del Ruit e sotto la punta Rognosa. Sono effettivamente veramente piccolini e dal mio punto di vista ormai non sono quasi più in movimento. Un bel rock glacier era quello che era presente, è tuttora presente nella zona del Colle del Bette, proprio dove c'è l'imbocco della Galleria Santa Barbara. Tutto questo è un rock glacier. Se lo vedeste dall'alto, adesso non ho messo un'immagine da foto aerea, ma si vedrebbero chiaramente tutte le rughe concentriche, sia in questo settore che in quello. Questo praticamente è morto, è completamente vegetato, i blocchi sono licherizzati, quindi vuol dire che comunque ghiaccio lì sotto non ce n'è più, o perlomeno non si muove. Questo tende ancora a muoversi un pochettino, difatti sta coinvolgendo o ha coinvolto in parte la linea De Coville che portava l'imbocco della Galleria Santa Barbara. Quindi sono indicatori abbastanza sensibili rispetto alle variazioni climatiche che stiamo subendo. Probabilmente questi qui 30-40 anni fa erano ancora abbastanza in movimento, ma attualmente stanno veramente esalando gli ultimi respiri. Nella zona del rock glacier del Bett, qui nella vecchia cartografia, nel piano della miniera del Bett, era indicata la presenza di un nevaio. Molto probabilmente era un nevaio permanente. Questo era immaginabile perché a fine 800, inizio del 900, ebbene in quel periodo eravamo solo a 50 anni dalla fine della piccola età glaciale che è iniziata attorno al 1700-1600, in cui si è avuto un deterioramento climatico e si sono sviluppate molte masse glaciali. È stata praticamente la massima riavanzata di ghiacciai a partire dall'ultima glaciazione, quindi negli ultimi 20.000 anni. Ovviamente qui non c'era un ghiacciaio, ma sicuramente c'era un bel nevaio. Nevaio che poi nel tempo è sparito e che ha determinato il collasso del muretto a secco che ospitava poi la linea De Coville. Comunque questa è una delle tante informazioni che si può leggere dalla cartografia storica. Il ghiacciaio ovviamente scavando approfondiva il solco vallivo, ma una volta ritiratosi il ghiacciaio cosa capitava? Che i versanti non stavano più in piedi e collassavano. Difatti tutto il versante destro della Valtroncea è praticamente un unico grande accumulo gravitativo, sono grandi frane, con c'è il posto praticamente c'è ben poco.
Allora, qui ho tentato di ricostruire un po' qual è stata l'evoluzione in sintesi della Valtroncea a partire dall'ultima glaciazione. Qui ho messo in realtà insieme il solco valliero della Valtroncea, Argentea e Turas, perché in realtà sono tre valli gemelle. Hanno il versante destro poco acclive, controllato dalla giacitura della stratificazione che è indicata da queste linee oblique, molto pendente, molto poco pendente. Dall'altra parte gli strati si sorreggevano, per cui abbiamo queste pareti subverticali, pareti rocciose. A un certo punto inizia l'ultima glaciazione, i ghiacciai iniziano ad aumentare di volume, aumentando di volume si approfondiscono, tagliano la stratificazione, i ghiacciai poi a partire dai 18-17 mila anni dal presente spariscono quasi completamente. Cosa succede? Che il versante praticamente ha i piedi tagliati, ed ecco quello che succede, i versanti collassano. Sia in Val Argentea, sia in Val Turasse, soprattutto in Val Troncea, è quello che è capitato e che sta capitando. Abbiamo interi settori di versante che stanno collassando, ma molto lentamente, non sono frane veloci come il Vajonte. Questi fenomeni, se si muovono tanto, si muovono di 1-2 mm l'anno, massimo qualche millimetro in più, ma poca roba. Questo è un esempio, è il più bel fenomeno gravitativo della Val Chisone, direi, bello dal punto di vista geologico, perché poi ovviamente i geologi sono anche un po' sadici nel definire belle le frane, ma questo è il fenomeno gravitativo del Monte Pelato. Qui c'è la Bergeria Lendeniere, si vede abbastanza chiaramente che qui ci sono quelli che noi indichiamo come piani di scivolamento, e sono praticamente porzioni di versante che stanno scivolando a valle. Però se io vi faccio vedere questa immagine qua, che tratta da Google, lo stesso fenomeno, ecco, vedete chiaramente che tutta questa porzione qua, che vedete tutta ondulata in superficie, si è completamente scollata dal versante. Questo è il piano di scivolamento, questa era la nicchia da cui si è staccato tutto questo volume. Si tratta alle volte di milioni, centinaia di milioni di metri cubi di roccia, che ripeto però sono fenomeni molto lenti, ma che comunque stanno condizionando l'evoluzione della valle. Nel momento in cui un giorno dovesse ritornare un ghiacciaio, ci mette poco ad asportare tutto questo materiale, è completamente scollato dal substrato, e quindi insomma, sempre legato al collasso dei versanti, qui siamo nella zona del Glotte della Soma, camminando in questo settore, che cosa si nota? Si nota che ci sono queste vallecole, ma che sono orientate non lungo la direzione di passaggio del versante, ma sono parallele al settore di cresta. E uno dice, ma lì cosa passava, un corso d'acqua? No, in realtà questo è una grande frana. La situazione era questa: inizialmente avevamo uno spartiacque, che in realtà è quella crestina laggiù, che stava quassù. Lungo le linee di frattura il versante ha iniziato a collassare, scivolare verso valle, e questo è l'effetto, questo blocco è scorso su quello e questo su questo, e ha generato queste contropendenze. Contropendenze che sono lunghe in alcuni casi alcuni chilometri e che hanno completamente stravolto, diciamo, l'assetto morfologico della cresta spartiacque. Ripeto, quella cresta lassù era il vecchio spartiacque, ma stava lassù. Dopo il ritiro dei ghiacciai tutto è sceso. Ovviamente questi fenomeni gravitativi hanno coinvolto interi settori di versante, il substrato roccioso. Ovviamente il substrato roccioso si è allentato, l'acqua permea all'interno dell'ammasso roccioso, discioglie il carbonato di calcio che è presente in maniera massiccia nei calcescisti. Nei punti in cui l'acqua riemerge in superficie, che cosa depone? Travertino. E difatti quello che poi noi vediamo in Val Troncea è questo. Sempre nella zona, alla base del Monte Pelato che abbiamo visto prima, e nella zona appunto di fondovalle si vedono queste grosse masse di travertino. Questo è uno dei corpi travertinosi più belli in assoluto, e questa è la sorgente da cui emerge l'acqua che riprecipita il carbonato di calcio sotto forma di travertino. Poi più a monte ce n'è un'altra ancora più bella, che forma delle pozze molto, non tanto grandi, al massimo un metro di diametro, ma che in qualche modo continua ad alimentare appunto questo fenomeno di precipitazione. Questi travertini sono importanti perché alcuni anni fa, con l'aiuto di alcuni colleghi francesi, sono stati datati con l'uranio torio e hanno dato età che sono comprese, non questi in Valle di Susa, ma sono più o meno, diciamo, coevi,
in Valle di Susa e nella zona del Puy di Pracelato hanno dato età comprese tra i 9.500 e gli 11.000 anni dal presente. Quindi sono importanti perché in qualche modo testimoniano che in questo settore i ghiacciai non c'erano più in quel periodo. Ho fatto vedere solo veramente un excursus geologico, perché in realtà qui si potrebbe andare avanti per ore e ore, però quello che volevo farvi vedere era quanto è complessa la geologia della Valtroncea e soprattutto farvi capire un pochettino come si inquadrano le mineralizzazioni nella geologia, diciamo così, della Val Chisone. Grazie.